mezza stie è accorto di una città morta. Abbiamo un assessore Fantinati che ci illustra un pochettino lo stato dell'arte. Ciao, ciao. Prego. Ciao Gianni. Ciao Presidente. No, ci vogliamo fare assessore. Visto che c'è poco di giro. Credo che ci fossimo lasciati alla fine di marzo, se non sbaglio, su questo argomento. Gli sviluppi successivi credo che li abbiate conosciuti anche leggendo i giornali e quant'altro. Sapete che nel 2007 è stata approvata la nuova legge regionale, la 42, che disciplina completamente il settore dei trasporti. Questo lo sapevamo, e questa era una delle ragioni per le quali era difficile e critico gestire la nostra situazione locale, perché avevamo una situazione legislativa completamente in evoluzione. Sapete che la nuova legge innova in modo abbastanza profondo la disciplina del trasporto pubblico locale. Direi che, almeno dal mio punto di vista, per quanto ho potuto capire io, la novità più importante è l'istituzione di questi bacini territoriali ottimali, che sono stati stabiliti nel numero 5 e che per il nostro caso sono le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese accorpate. In ciascuno di questi bacini ottimali verrà costituita un'agenzia territoriale, la quale sarà il titolare di tutte le procedure di evidenza pubblica che andranno ad aggiudicare il servizio del trasporto pubblico locale. In verità ho poi visto, leggendo la legge, che esiste una previsione di possibile divisione in lotti, diciamo, di queste aree ottimali, e nel nostro caso, essendo più di 3 le province interessate, si potrà arrivare fino ad avere 6 subaree, no? E quindi teoricamente noi potremmo ritrovarci con un'area non tanto diversa da quella che già ci avevamo, cioè il sud della provincia di Varese. Io onestamente spero che non si arrivi a frammentare troppo, perché io credo invece che il valore aggiunto di questa cosa, e forse anche la ragione per cui alla fine si sono ridotte questi ambiti territoriali, è proprio quello di ottenere una economia di scala che sotto tutti i punti di vista dovrebbe portare a dei benefici. Il nostro caso, evidentemente, come avevamo discusso ampiamente in quella riunione e anche in precedenti riunioni, era particolare per via della modalità di servizio sotto concessione che avevamo e delle scadenze che si erano nel frattempo create. Talmente particolare che abbiamo dovuto negoziare con Regione Lombardia un emendamento alla legge regionale, che è stato inserito poi all'articolo 60,9, che è stato fatto, diciamo, praticamente per noi la rete sud della provincia di Varese e pochi altri casi, in cui sostanzialmente si disciplina il regime transitorio tra la data di approvazione della legge regionale e l'inizio del funzionamento di questi nuovi contratti di servizio fatti dalle agenzie, che la legge stabilisce in 18 mesi dalla data di approvazione della legge. Entro i primi 6 mesi si dovrà arrivare a costituire le agenzie. Adesso non sto a illustrare come sono fatte, perché è molto lunga e non credo neanche che ve ne freghi niente, no? Forse l'aspetto più simpatico è che tutte le cariche sono onorifiche, per cui non ci sono costi, cioè sia l'assemblea che sia l'amministrazione non saranno distribuiti, e questo probabilmente semplificherà un po' la problematica. Credo che questo semplificherà di molto le cose. Entro 6 mesi quindi le agenzie, entro 18 mesi la chiusura delle gare di aggiudicazione dei servizi. Evidentemente, come dico, nel nostro caso era necessario stabilire un regime transitorio, perché noi avevamo delle concessioni in scadenza e senza un regime transitorio non avremmo potuto transitare da questa situazione a quella nuova. È stato fatto questo comma particolare che consente, a fronte di un efficientamento, parola terrificante ma che sostanzialmente vuol dire riduzione, dei costi aziendali nella misura massima del 5%, realizzabile anche attraverso una razionalizzazione dei servizi entro un massimo del 15%, no? Di mantenere lo stesso contributo che la Regione Lombardia riconosce per la concessione in atto. Quindi sostanzialmente la Regione Lombardia si è impegnata, approvando questo emendamento, a mantenere lo stesso contributo
contributo che storicamente dà al Viviere di Busto, che ricordo essere pari a circa 1.600.000 euro, accettando quindi, a fronte di un riconosciuto aumento di costi di tutti i tipi, soprattutto nell'ultimo periodo riferibile all'aumento del gasolio, accettando una riduzione del costo che sta sotto questo contributo nella misura massima del 5%. Per far questo è possibile anche ridurre il numero di chilometri, ma non più del 15%, perché si è ritenuto che andare alla riduzione più forte del 15% avrebbe probabilmente comportato una eccessiva penalizzazione dell'utenza. Quindi questo alla fine è l'accordo che è stato trovato, che il Consiglio regionale ha votato nel corso della legge e sul quale adesso stiamo lavorando. Evidentemente questo accordo annulla e sostituisce tutti i discorsi che abbiamo fatto fino ad adesso. Quindi noi abbiamo dovuto prendere atto con delibera di giunta dell'accordo intervenuto, con la stessa delibera di giunta abbiamo revocato la gara che avevamo abbiamo messo a posto la rinuncia alla gara provinciale, abbiamo rinunciato a proseguire nel lavoro di gara comunale che avremmo dovuto fare nel caso in cui non avessimo trovato altre soluzioni, perché se no non avevamo nessuno strumento giuridico valido per proseguire nel servizio, accettando quindi di prorogare la concessione all'attuale azienda, perché l'attuale azienda, perché tutte le altre interpellate in conferenza di servizio, come diavolo si chiama adesso, avevano dichiarato non interesse la cosa. E quindi questo è quello che si è concluso, e credo, almeno personalmente, con mia soddisfazione, perché va dato atto che la Regione Lombardia ci ha dato una mano pesante. Se non avesse accolto questa cosa, noi avremmo avuto delle serie difficoltà, evidentemente, con le nostre sole forze a proseguire nel servizio di trasporto pubblico. Da allora stiamo evidentemente lavorando con l'azienda per studiare il nuovo quadro delle corse e anche di tutta una serie di elementi aggiuntivi che noi vorremmo mettere in discussione per chiudere l'accordo nei suoi termini operativi, cioè per tradurre questa opportunità che la legge ci dà in un fatto operativo. Io ho chiesto alla dottoressa Pederniana, che è qui, di spiegarvi in tre parole, adesso dite voi anche il livello di approfondimento che volete, perché non so cosa vi interessa, quali sono le linee operative sulle quali si sta discutendo, in modo che possiamo confrontarci su queste. Evidentemente vi rendete conto che rispetto a quanto avevamo discusso altre volte, le possibilità che abbiamo sono molto minori, cioè non è che possiamo fare tutti i cambiamenti che avremmo desiderato, che ovviamente sono rimandati a tra 18 mesi, nel senso che ho visto con molto piacere che la legge nuova votata, dico che recepisca le cose su cui stavamo lavorando noi, che sarebbe assurdo, ma insomma è molto in sintonia con quei criteri di rispetto ecologico, di mezzi piccoli, di mobilità sostenibile, eccetera, 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 che erano anche quelli su cui stavamo lavorando per conto nostro. Per cui credo che il lavoro che è iniziato dovrà continuare, perché evidentemente le agenzie non potranno venire a fare a gusto il disegno delle linee, dovranno chiedere a noi come le vogliamo, certo proprio. E quindi penso che il lavoro continuerà e dovrà confluire in quello, sperando anche di poterne influenzare le logiche, cosa che io mi auguro, perché se non riusciamo neanche in questo caso a mettere insieme i trasporti della città di Busto con quello degli altri comuni in modo tale da evitare tutte le duplicazioni che ci sono adesso, credo che non ci riusciremo proprio più. Se non riusciamo neanche su questo livello di scala a fare questo ragionamento, non so con che altra modalità si possa fare. Per cui adesso non so, lascerei la parola, se credete, così entriamo un po' nello specifico di queste. Una domanda soltanto per la direzione, sì, vuol dire che all'attuale gestore è derogata per questi 18 mesi il servizio? Allora, noi abbiamo prorogato fino all'entrata in vigore del
dei nuovi gestori, quindi entro 18 mesi. E lui è obbligato? Lui è d'accordo con noi nel farlo, cioè... È un imprenditore che gioca a rialzo. Cioè, so che la domanda è sempre sempliciotta, però... Durante una riunione in Regione Lombardia è stato uno dei punti... Abbiamo fatto una riunione proprio per trovare l'accordo. L'accordo è stato trovato, loro ci hanno mandato una lettera in cui hanno dichiarato la loro disponibilità a proseguire. Credo che un più alto livello di sicurezza di quello che abbiamo raggiunto lì non si poteva ottenere. Poi, siccome nella vita tutto è possibile, io non so cosa succederà fra 6 mesi, 8 mesi o un anno. Qualsiasi cosa che la delibera che noi abbiamo preso e che è stata comunicata loro e che loro hanno condiviso è che noi abbiamo una proroga che formalmente è per fine anno, perché la legge nazionale consente solo fino a fine anno, ma che comunque in ogni caso per effetto della legge di riforma regionale conveniamo che possa poi andare fino a quando saranno operative. Quindi di fatto vale 18 mesi da allora, e quindi adesso sono 17 e mezzo. Una prima precisazione, solo un punto. L'articolo che abbiamo visto, l'articolo 60,9, prevede come limiti massimi questa riduzione, questo efficientamento del 5%, prevedendo una razionalizzazione dei servizi massimo del 15%. Naturalmente però la riduzione sarà nei limiti della copertura delle perdite di esercizio sostenute da Stie nell'anno 2011, per cui qualora queste perdite, la copertura di queste perdite fosse, avvenisse con una riduzione del servizio anche inferiore, cioè non superiore sicuramente al 15%, anche in una percentuale inferiore al 15%, non so se mi sono spiegata. Sì, adesso quando faremo questa riduzione, la riduzione avrà come limite massimo la copertura delle perdite che Stia subito nell'anno 2011, che però devono essere all'interno di queste percentuali stabilite dalla legge. Per cui se, facendo un'ipotesi, Stie, coprendo le perdite di esercizio di Stie del 2011, fosse sufficiente una riduzione del 5%, quello diventa il limite, non si arriverebbe al 15%. Allora, per quanto riguarda gli aspetti che stiamo valutando per relativamente al programma, alla riduzione del programma di esercizio, allora prima di tutto vogliamo la riduzione avrà come oggetto le percorrenze festive e del sabato pomeriggio, cercando di mantenere comunque un minimo di corse, almeno di 4 corse alla domenica, equamente ripartite durante l'orario della giornata, in modo tale da consentire uno spostamento degli utenti dal mattino fino alla pausa pranzo e alla sera. 4 corse al giorno negli orari appunto della domenica, e il sabato pomeriggio che abbiamo verificato che effettivamente sono i momenti in cui il servizio viene utilizzato, soprattutto adesso c'è una cadenza di mezz'ora ogni corsa che è effettivamente eccessiva, per cui portare questo servizio ad almeno effettuare l'effettuazione di una corsa almeno ogni ora nel sabato pomeriggio. Sicuramente non verranno toccati i servizi scolastici, che ovviamente sono quelli che hanno un maggior numero di utenti e anche per la società sono quelli che hanno il maggiore scontro economico. La riduzione potrà invece toccare quelle che sono le ore di morbida, intese come le ore che vanno dalle 8.30 della mattina, dopo le ore 8.30 fino alle ore 11.30, e nel primo pomeriggio dalle 14.30 fino alle 16, sempre però compatibilmente con gli orari scolastici, perché anche nel pomeriggio ci sono diverse scuole che escono, sono le 2, le 3 e anche le 4, in cui i servizi saranno sicuramente mantenuti. A fronte appunto di questa riduzione chiederemo all'azienda di introdurre quella che era un servizio
servizio di circolare che sia a servizio soprattutto delle stazioni e del centro città. È un servizio che chiederemo di effettuare con un minibus, appunto per agevolare gli spostamenti dalle stazioni, a favore proprio dei pendolari, dalle stazioni al centro città, anche perché comunque effettivamente è un servizio che può essere proprio d'aiuto ai pendolari che arrivano alle stazioni e si devono muovere, anche perché poi dal centro città trovano comunque altri autobus che li possono portare anche extraurbani nelle varie destinazioni. Poi, proprio con riferimento agli autobus extraurbani, chiederemo alla società di effettuare una valutazione dell'eventuale esistenza di doppioni sullo stesso percorso, nel senso che l'autobus extraurbano potrebbe essere utilizzato soprattutto solo nel caso in cui stia sia il gestore sia del servizio extraurbano che quello urbano, che l'utente possa utilizzare l'autobus extraurbano anche come autobus urbano, cioè all'interno del territorio del comune di Busto l'autobus extraurbano possa essere preso dall'utente per trasferirsi in un altro punto della città. A fronte sempre di questa riduzione chiederemo, allora dovrebbero a breve essere disponibili per SIA due nuovi autobus, perché la regione ci ha comunicato lo sblocco dei finanziamenti e quindi tempo proprio, so che sono già disponibili presso l'officina, per cui si tratta di immatricolarli, diciamo, e renderli disponibili sul nostro servizio urbano. Chiederemo naturalmente anche una manutenzione dei mezzi che sia più consona, diciamo, a quelle che sono le esigenze di una città come Busto, visto i mezzi che circolano. Lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto anche l'altra volta, effettivamente il parco mezzi è sicuramente da rivedere, comunque da mantenere in una maniera più regolare e migliore. Chiederemo anche all'azienda per combattere quello del fenomeno dell'evasione del pagamento del biglietto di realizzare, diciamo, un sistema per cui l'utente sale esclusivamente dalla porta anteriore in modo che l'autista possa verificare che sia in possesso di un valido titolo di viaggio. Chiederemo che venga messa l'obliteratrice vicino al conducente in modo che verifichi che l'utente utilizzi il biglietto e lo timbri, perché altrimenti tutte le volte se è posto alle spalle dell'autista non questa verifica non viene più fatta. Insomma, uno strumento per evitare questo, come abbiamo visto, che molti utenti non timbrano il biglietto, non fanno gli abbonamenti e vanno, diciamo, non pagano il biglietto. Queste sono tutte le proposte che stiamo valutando con la società. Stiamo adesso avremo un confronto con loro per valutare appunto un nuovo programma di esercizio insieme, rispettando queste, diciamo, questi principi, queste linee guida. Ma per capirci, queste stanno queste proposte qua da valutare con la società? Abbiamo già fatto un primo incontro. Ma 18 mesi che seguono? No, queste sono da attuare immediatamente. È una cosa che... Sì, però le dobbiamo attuare per funzionare per i 18 mesi, certo. È una condizione. È un accordo che dobbiamo trovare. Abbiamo già iniziato a fare degli incontri e stiamo appunto studiando questa... In questo momento benissimo le idee sui servizi, però in questo momento la realtà è un po' differente, nel senso che Vera, oltre risulta, stie è in difficoltà, nel senso che ha un... perché il terzo rapporto che ho è che Stie mi deve ancora pagare per la quota di trasferimento di proprietà del 60% di Agis per i trasporti. Ha un credito, un debito nei miei confronti come Agis per servizi, su cui ho già esercitato due volte il diritto di cessione del credito che il comune aveva
il comune doveva pagare i contributi sociali a Spie e io ho esercitato il diritto di cessione del pagamento per introitare io parte del valore di cessione di Pablo Mario 4 anni fa. Se non erro era stata fatta 4 anni fa l'operazione, per cui sicuramente adesso non voglio entrare nelle comicità di una società privata, però insomma, per quello che mi riguarda i rapporti insomma, con i signori Zoncada sono buoni, però tutt'altro che agevoli dal punto di vista economico, mettiamola così. E quindi mi permetto un breve suggerimento, attenzione, perché in 18 mesi fare alcuni tipi di investimenti su una società che già potrebbe essere già abbastanza tirata, potrebbe essere anche che la risposta sia picche per quello che riguarda gli investimenti. D'altro canto, io dico semplicemente una cosa, siccome vedo qua dei lavoratori, adesso non so se... Tutti gli autisti. Io ho 20 anni, sia io l'Ages, perché per me è rimasto nel cuore, allora, ho assunto l'Ages. Noi abbiamo ceduto la quota utilizzando la tutela della legge di tutela del personale. Per cui il personale che era assunto a Gesp Servizi si è preso l'obbligo di mantenerlo in servizio. Innanzitutto presumo che qualsiasi gara verrà fatta successivamente, qualsiasi piano del trasporto, questa tutela del personale verrà applicata, quindi chiunque prenderà la gestione, fosse ancora STIE, fosse una società terza, la tutela del personale attualmente in servizio, quindi il servizio, il personale che servirà l'andamento del servizio, questo è garantito, ma è garantito per legge, non possiamo derogare a questo e non penso che nessuno qua voglia derogare. Chiedo, non so se è possibile, però sinceramente penso che sia ancora un po' una, io ripeto sbaglio sicuramente, ma sembra un po' ancora mia, nel senso che non è che siccome l'abbiamo venduta, sono cavoli di stile, nel senso che noi l'abbiamo venduta con una sicurezza di mantenimento in essere del personale, salvo giustificati i motivi, poi sono una coltella, lo posso lasciare a casa, però non prevedendo la ristrutturazione del personale in maniera organica. Penso che questo sul tavolo dei 18 mesi con STIE verrà portato, presumo, perché comunque era un accordo che avevamo preso noi nel momento di cessione del personale da parte di Agest Trasporto. Per cui presumo, e qui arriva la domanda, il mantenimento del posto degli ex AGESP attuali STIE, noi non si sa chi, io presumo ancora STIE, però non si sa, è comunque un punto inserito nella trattativa con l'azienda almeno per questi 18 mesi o gli stiamo dando carta bianca dal punto di vista della gestione del personale loro interno? Perché io presumo che invece ci debba essere una tutela del personale, va bene la rivisitazione delle linee, va bene la compressione dei costi, ma non licenziamo metà degli autisti, presumo. Non inserito. Prima di rispondere posso aggiungere una cosa per secondo me. Rispetto, chiedevo magari all'assessore, un po' agganciandomi a quello che ha detto la rivoluzione, rispetto al tavolo di confronto che c'è già stato con la società. A livello di rappresentanze sindacali, secondo me si può riallacciare in qualche modo alla gestione del personale, in quanto ci sono qua gli autisti, e quindi tante volte si parla giustamente tra l'amministrazione comunale e la società, però poi in mezzo ci sono loro, che magari non so qual è il rapporto, il livello tra tutto queste, in questi ambiti, con le rappresentanze sindacali, che credo abbiano lo stesso diritto di poter esprimere delle opinioni, dei concetti, secondo me è fondamentale. Quindi a quel livello, se ci sono, ci saranno ipotizzati dei confronti, dei chiarimenti, degli incontri, un po' anche per rilasciarmi. Allora, è evidente che noi abbiamo un rapporto con un'azienda privata che è la STIE, che ha un problema di rapporto con i suoi dipendenti. Ed è opportuno, secondo me, che per non creare confusione, noi capiamo che le entità coinvolte sono queste tre, che non è possibile fare confusione nei rapporti reciproci, se no andiamo in un cortocircuito dal quale non si esce.
credo che quello che noi siamo riusciti a portare a casa è importante, perché una riduzione dei costi del 5% è sufficientemente marginale, a mio modo di vedere, da consentire di mantenere l'aspetto occupazionale praticamente intatto. Perché dico praticamente? Io non lo so come stia alla fine proporrà di fare questa operazione che vi ho descritto prima. Quando anche dovesse calcolare tutto in personale, questo 5% di efficientamento, parliamo alla fine tendenzialmente di 2 unità, perché il 5% di 40 è 2. No. Io non conosco la realtà del personale di Stie, perché appunto è il personale di Stie e non del comune di Busto, ma non ho mai visto nella mia esperienza abbastanza lunga di gestione di aziende che su un pool di 40 persone non se ne siano almeno 2 in una condizione di sì, gestibile dal punto di vista della loro situazione personale. Di questo evidentemente dovremmo parlare. Io intendo entrare nel merito di questo perché è giusto che l'ente locale, rispetto anche alla tutela del lavoro, svolga il proprio ruolo, ma senza sostituirsi all'azienda e quelle che sono le responsabilità dell'azienda. Quindi noi chiederemo. L'amministrazione non avrà un confronto con le rappresentanze sindacali. Noi possiamo avere anche tutti i confronti che volete, però credo che lo abbiamo qui il confronto. Cioè, quello che noi possiamo dire è riferire quanto dall'altra parte ci viene detto. Nel momento in cui magari la società non ha questo confronto, la società non può non avere confronto con i suoi dipendenti. Pregherei di essere informato che questo accadesse, ma mi sembrerebbe veramente incredibile che la società non abbia confronto con i suoi dipendenti. Io dico che noi abbiamo sempre fatto e faremo, ove richiesti, opera di possibile protezione. Però attenzione, non confondiamo i ruoli, perché altrimenti vorrebbe dire che le amministrazioni locali devono farsi carico di tutti i problemi occupazionali della zona, perché a questo punto evidentemente cosa che è impossibile. Allora ripeto, secondo me l'accordo è tale che con una gestione minimamente intelligente il problema occupazionale può essere gestito a costo praticamente zero, no? Ove dovessimo renderci conto che invece questi dovessero venirci a dire che vogliono lasciare a casa, che so io 5-6, è chiaro che dovremmo muoverci, ma dovremmo muoverci con un paletto che è ferreo, cioè non oltre il 5% vuol dire non. Quindi io personalmente non intravedo particolari problemi allo stato dell'arte. Dovremo settimana prossima incontrarci anche su questi aspetti, vedremo che cosa hanno in mente di fare. Credo che rispetto alla prospettiva che la società aveva posto, cioè di una mobilità generalizzata su 95 persone eccetera eccetera, abbiamo fatto dei passi avanti assolutamente giganteschi. Spero che riusciremo a mettere a posto anche gli ultimi dettagli. Però ripeto, secondo me dobbiamo stare nella correttezza dei rapporti tra le istituzioni, l'azienda e i dipendenti per evitare di finire in antipatiche situazioni che poi dopo purtroppo si ritroccono sempre contro i più deboli che sono i lavoratori. Io questo non vorrei fare. Posso fare una domanda io? Magari innesco qualcosa di... Però questo è curioso, cioè, sono interrogato da questo. No, fai la domanda così, perché visto che abbiamo qua gli autisti che sono quelli che sono, quelli sul campo, tutti questi cambiamenti sono stati fatti soltanto con, diciamo, i dirigenti Stie o sono stati coinvolti anche loro che sono sul campo, che magari possono dare delle indicazioni? Ma non sto dicendo. Lui parla con l'azienda. Allora, noi evidentemente parliamo con l'azienda, con il responsabile, con il capo movimento dell'azienda. È normale, sono sul campo molto volentieri. Ma è normale che lui dovrà sentire il suo personale, ma mica lo posso sentire io. Cioè, quello che voglio dire, cioè, noi dobbiamo evitare che l'ente locale si sostituisca all'azienda in quelli che sono i compiti dell'azienda. Visto che si sta cercando di variare, diciamo, il trasporto del nostro comune. Chi lavora sui pullman sa benissimo magari l'affluenza delle persone che ora è. Questo lo sappiamo anche noi. Le linee, sì, lo so, però. Questo lo magari ti sanno dire cose che secondo me possono essere interessanti. Ma io comunque volevo una domanda, ho detto che mi spiega qualcosa. Volevo soltanto segnalare che in realtà l'azienda nei confronti del lavoratore non si sta comportando bene, perché avrei risaputo
che i rapporti ce ne sono pochissimi, se non di dialogo. E oltretutto ci sia un tentativo di andare a disdettare tutti i contratti, che non è soltanto di stile, ma è un trend che sta prendendo, quando qualcuno che adesso dice di essere un Chrysler, se lo siete effetti, sono disdettare per mettere tutti alla gomma. E quindi io chiederei, ovviamente nel rispetto del quale, come dicevi Claudio, però un'attenzione che chiedono poi anche all'amministratore della Tia, sul fatto che Stie non è che reciti due parti, cioè venga al tavolo dichiarando delle cose che poi non fa, perché non è corretto sia nei confronti dell'amministrazione che ha davanti, ma comunque di chi garantisce un servizio, ma dall'altra parte nei confronti dei lavoratori. Lavoratori sono anche disponibili a fare dei sacrifici nel momento in cui c'è un dialogo, c'è un confronto sulle cose. Se i sacrifici sono fatti soltanto da una parte, perché gli dico da dove la via si fa così, ecco, su questa cosa qui tu l'hai detto, però secondo me probabilmente bisogna anche utilizzo il termine proprio, stanare un po' questi gestori, perché a noi con l'arma del mercato e dell'introduzione dei servizi ci fanno correre, ci fanno, e dall'altra parte però i lavoratori, perché io seguo il tuo ragionamento sul fatto che la riduzione rispetto al ragionamento che si fa, siccome poi dice che ha dei sovraccosti, io te li riduco i sovraccosti, ma alla fine te li faccio fare queste sei persone, perché siccome ti ho ridotto i costi che avevi in più, mi dai a casa le persone, cioè non funziona così. Adesso, perché se hai dei costi in più, non è, oltretutto non è dettato solo dai lavoratori, ma ci sono tutta una serie di fattori che controllano, cioè aumento del credito, cioè ci sono una serie di fattori strutturali, però questi fattori non è che devono andare a svantaggio soltanto di uno. Poi, che da sé che ci sia questa opportunità, diciamo opportunità per qualcuno di questi periodi, che magari per questo 5% possa essere anche stato più persone, che ha dei requisiti, però io chiederò all'amministrazione, a te, al sindaco che so comunque che si è speso in qualche ambito facendo delle dichiarazioni, di porre attenzione rispetto al comportamento che si ha nei confronti dei suoi lavoratori. Sì, ripeto, io credo che questa attenzione sia certamente doverosa. Torno a invitare a non fare confusione, perché ho sempre visto che nel momento in cui al tavolo di una corretta interlocuzione, che è di tipo sindacale tra l'azienda e i suoi dipendenti, si introducono elementi di turbativa, no? Questi normalmente lo pagano i dipendenti. Allora io credo che un'amministrazione che voglia veramente salvaguardare tutti deve avere l'intelligenza, e certo non è facile, perché la questione è abbastanza complicata, di tentare di tenere insieme tutto, no? Io dico, l'accordo che abbiamo portato a casa mi sembra che, rispetto alle premesse che si erano poste, all'allarmismo sociale che qualcuno responsabilmente ha fatto in giro, no? Sia un accordo molto buono. Penso che una gestione intelligente possa creare poco o nessun danno, vigileremo su questo, però invito nella responsabilità di tutte le persone che sono sedute qui, che ognuna per suo conto ha la sua responsabilità, a darci una mano a poter gestire la cosa in una maniera che non si ritorca contro le persone più deboli che sono. Perché guardate che poi i cortocircuiti istituzionali creano soltanto pasticci da questo punto di vista. Quindi noi vigileremo con molta attenzione, chiederemo queste cose, però non confondiamo i piani, perché poi rischiamo di metterci in una situazione in cui rischiamo di pensare via un bambino con l'acqua sporca, che è una bruttissima situazione. Detto questo, ci siamo, vediamo. Nella correttezza dell'interlocutore, cioè l'unica cosa che io credo è che l'interlocutore che ha davanti, che è davanti, dica la verità, cioè non gioca al gioco del tavolo. È veramente difficile chiedere a me di garantire per l'interlocutore di la verità, cioè io questo non ce la faccio. Sì, però conosco gli operatori di settore e so che sono personaggi, diciamo, molto navigati, abili. No, è evidente che però gli accordi si fanno, come dire, scrivendoli, cioè non, è
chiaro che non ci accontenteremo di parole o di dichiarazioni verbali, quindi il tutto andrà fatto con le dovute garanzie. Non credo che non avremo particolari questioni. Ci sono altre domande? No, io l'unica cosa, l'unica osservazione che avevo è il tempo del servizio quando la dottoressa l'informazione. Sì. No, 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 sicuramente. Cioè, partiamo con tutto questo processo, ma vi chiedo, non tanto dico l'informativa che avevo segnalato quando eravamo nel periodo di crisi, tra virgolette, di segnalare, ma in realtà il bus cittadino, il minibus, cioè, ci sono tutte delle cose che sono buone e intelligenti se fate con la giusta informazione. Se sono fatte invece così a sbordo, come io ho visto, senza nulla togliere, quel city bus, che secondo me aveva una logica, ma che io una sera scendendo dal treno, scendendo dalla stazione, mi sono guardato in giro, ho trovato un cartello, probabilmente io magari sono non informato e se l'ha fatto la campagna della città, io non l'ho vista, come se non fosse comune. Quindi dico, tutte queste cose abbiano la dovuta informativa per incominciare anche quel percorso che poi arriverà ai vaccini, ma che dica alla gente che il trasporto pubblico è una cosa che si può usare, non una roba che quando hai la macchina rotta, quando allora bisogna, mamma mia, lo prendere fuori. Magari se su questo facciamo anche una campagna educativa, perché io gli spot, questo salto, gli spot del bike sharing, mi lascia un po' perplesso, fatti così. Che ho visto l'altra mattina che si faceva dei lavori di stazione. Prego. Sì, io sono sostanzialmente d'accordo con il discorso, sia pure abbastanza duro ma sereno, dell'assessore. Noi dobbiamo stare attenti ai ruoli che si gioca, senza nasconderci dietro un dito, non dimenticando che il compito dell'amministrazione è soprattutto quello di tutelare i cittadini, gli utenti, che il servizio venga svolto bene. Se non fossimo in una riunione pubblica con tanto di giornalisti, direi tutti i miei dubbi che ho su chi probabilmente prenderà nuovamente questo appalto. La seconda cosa però che vorrei dire è questa. Se c'è una riduzione e se i costi aumentano, a noi fa piacere sentir dire che probabilmente si useranno i pullman più piccoli, ma se un'azienda si trova nelle situazioni in cui la Presidente di Agi Servizi ci ha raccontato adesso, io non vorrei che noi discutessimo di favole. E tra le altre favole c'è anche questa, che qualcuno ha assicurato che le procedure di licenziamento sono state tirate. I lavoratori, quando è stato detto così, tutti fanno no, no. Allora io pregherei l'amministrazione, qui c'è presente anche un sindacalista, pregherei l'amministrazione, pur giocando il ruolo di amministratore e non di sindacato, di essere certo che quando l'azienda viene a dire certe cose all'amministrazione comunale, all'amministrazione comunale le dice in pubblico, essere certo che sta dicendo la verità, perché il fatto di far dire delle cose che poi non sono vere, e io mi avvalgo del fatto che ci sono i testimoni che hanno fatto sempre così, se no entrerei anch'io nello stesso gioco e non voglio entrarci, ma per dare credibilità a un'azienda che da qui a 18 mesi ancora sicuramente, io ci scommetto la barba, verrà a cercare ulteriori contributi o farà ulteriori trattative, se non altro perché il gasolio aumenta continuamente, quindi avere la certezza che l'amministrazione comunale ha per questi 18 mesi di fronte un, tra virgolette, contendente serio, che quando dice bianco è bianco e quando dice nero è nero, quindi mi pregherei di questa verifica. Ecco, detto questo, questi 18 mesi mi pare che l'amministrazione voglia impiegarli anche a studiare i provvedimenti del 15%, del 5%, tutte queste cose, con la preghiera, se fosse possibile, salvaguardando, ma qui io accetto per buone quanto ha detto l'assessore, che il 5% su 40 non è la fine del mondo e sicuramente
si può, assicurando però che il servizio non ne abbia a peggiorare ancora di più di quanto già si fa. Il compito dell'amministrazione in questo momento è molto delicato, è molto difficile. Io mi affido proprio all'assessore Fantinati, perché da una parte deve giocare il ruolo di amministratore e non altro, dall'altra parte ha bisogno di garantire che le parole per le quali si fa portavoce dell'azienda siano parole veritiere e non cose buttate qui che domani ci sentiamo dire che sono tutto il contrario, e dall'altra parte ancora il grave compito di cercare di ristrutturare il servizio in modo che, visto a fronte di una spesa enorme, ci sia un miglioramento consistente. È inutile che io ripeta e concludo che a me questi grandi bacini interprovinciali, queste cose qui, sono cose che non portano mai all'efficienza di un servizio che normalmente deve essere fatto, una parola usata, a misura d'uomo. Quando si fanno questi grandi bacini, questi grandi concorsi, tutto si perde in un grande calderone e la gente finirà con l'andare a piedi. Io mi auguro che questo non avvenga, ripeto, concordo con le linee generali che ha detto l'assessore, con una raccomandazione: siamo prudenti e verifichiamo passo dopo passo le cose che avverranno, compreso la ristrutturazione delle linee, che è quello che interessa. Grazie. Io non ho capito i punti che vi siete dati rispetto all'applicazione, cioè che tempo abbiamo per fare per applicare? Per sé comune abbiamo... Che tempo vi siete dati, insomma, nel senso, per dire, al primo di giugno parte questo nuovo tipo di servizio, il primo di settembre... Io credo assolutamente prima, cioè, no, spero proprio di poter arrivare assolutamente prima a un accordo soddisfacente, cioè non stiamo facendo la rivoluzione copernicana, stiamo andando a fare un disegno molto modesto, come avete sentito, di quello che c'è già in campo, per cui non è un lavoro che ci vuole 80 mesi a fare. Io penso che la cosa possa concludersi in tempi abbastanza celeri. Tutto dipenderà naturalmente dall'accordo, cioè tempi celeri se troveremo un accordo, se non lo troviamo, come posso sapere? Cioè, la nostra intenzione sarebbe quella di arrivare in tempi veloci, ma siccome non sono nella testa della tua parte. Abbiamo discusso come maggioranza, teniamo monitorata la vicenda, quando l'assessore avrà le nuove sviluppi, novità, se farà, così almeno anche una cosa prima di andare, la sua questione voleva volevo informare prima che esca dai giornali che la settimana di aprile verrà chiuso l'attuale solettone del nord di via dove adesso c'è un parcheggio abusivo di auto, No, perché io volevo, prima di introdurre, volevo soltanto dare una notizia, giusto perché correttamente loro, non sono come qualcuno che la quale fa, danno le notizie. Mi dicono che la procedura di licenziamento è il 23. Non è stata ritirata? No, il 23 aprile. No, il 23 già sono licenziato. Se potete fare parlare qualcuno, visto che la volta scorsa io ero presente, scusa Presidente, e Mariano, il consigliere, ha detto come mai non invitate la Stiri, perché qua è un balletto, gioco delle tre carte alla napoletana. Il licenziamento, cioè i chilometri ridotti, vanno a finire sulle persone, perché il gap ha indovinato bene la signora Repuzzoni. Cioè, siccome il finanziamento non è dovuto a soldi, il finanziamento è dovuto solo agli autisti. C'è questo scambio in quel verbale là. E allora noi come sindacato non veniamo ascoltati né dal comune, né dalla provincia, nemmeno dalla regione. L'unica cosa che possiamo fare, cara signora Repuzzoni, è che blocchiamo l'impianto a Busto, perché lei sa che il deposito non è regolare. Quindi noi da domani mattina, visto che ci sono i giornalisti, andiamo a sciopero completo. Perché è questo quello che sta avvenendo, caro signor Presidente, perché il 23... L'articolo 24 della legge 223
prevede il licenziamento in mobilità, e siccome apprendiamo, grazie alla signora Regozzoni, che c'era questo accordo fatto tra AGES e Pestia, quindi il personale di busto, chiunque razionalizza, ottimizza, perché è vero che la dottoressa ha detto che fa un'ora, eccetera, ma dietro quell'organizzazione del lavoro ci sono gli autisti, e non è il 5%, caro Mariano, non è il 5%, ti ha detto che si deve andare a vedere la perdita del 2011, e la perdita noi la sappiamo, è intorno ai 400.000 euro, quindi 400.000 euro sono 7-8 persone, non è 3 o 4, sono 8 persone, quindi noi chiediamo, gentilmente, grazie per avermi ascoltato, noi chiediamo che ci sia un confronto prima del 23, perché il 23 noi porteremo anche le famiglie, i bambini, perché siamo convocati, la signora Repuzzone, voi che fate politica, all'AREF della regione, Palazzo H, secondo piano, peccato che non ho portato la lettera, e quindi là, una volta che entriamo, c'è certificato l'esubero, e le persone vanno via. E grazie anche alla sua puntualizzazione, siccome Stia sta giocando, che essendo che è un gruppo con il Busto, Legnano, Castellante, eccetera, verrà fatta, caro assessore, una graduatoria, e guarda caso i più giovani sono quelli di Busto, perché non vale subito solo sul deposito di Busto, attenzione signor Presidente, che stanno giocando su questa partita che è sporca. Quindi l'esubero verrà fatto su tutti i 180-190. Quindi siccome c'è anche l'extraurbano, però loro nei giornali, Prealpina e Provincia, mi dispiace che se n'è andato, dicono che già il problema era risolto sull'extraurbano. Non è così, perché la stessa percentuale deve essere fatta all'extraurbano. Quindi va in contraddizione con quello che dice la dottoressa, che l'extraurbano farà le fermate. Non si può fare per legge. Non è stato modificato la circolazione, perché io che sono un autista non mi fermo. Chi me lo dice a me che non è consentita quella fermata là? Quindi non è che posso io eccetera, chi se la prende la responsabilità? Come non è previsto nemmeno il controllo o la vendita dei biglietti, perché non è previsto nel nostro contratto. Quindi prima lui deve fare un accordo con noi, perché dove sei? Io sono un autista con un livello professionale, quindi non ho quella mansione. Deve fare il controllo delle persone, quindi deve fare una squadra volante come c'era per controllare che le persone che comprano i biglietti, no, che non se ne trovano nemmeno in giro. Quindi io chiudo dicendo, vi chiedo scusa perché sono un po' agitato, perché so le cose come che, siccome lui ha partecipato e ha fatto la procedura di licenziamento sui 75 giorni, perché la 223, Mariano la conosce bene, prevede 45 giorni e 30, lui l'ha fatto tutto architettato, preciso, in modo da arrivare al 23, siccome il giorno scade il 25, noi il 23 ci dobbiamo presentare in Regione Lombardia. Ancora oggi loro dicono che il comune di Busto non ha dato nessuna organizzazione del lavoro. Siccome noi l'organizzazione del lavoro, e lei è un'esperta, lo sa, si fa in base a quello che tu mi fai come committente il pool. Quindi se lei mi dice che la domenica deve girare 4 la mattina e 4, quindi già vanno a smenare, la domenica che vengono a pagare di meno. Il pullman che sono tutti rotti in quelle condizioni, che non è vero, che si fa, che è un disastro e che non sono regolari, quindi mi appello anche al comune, invece di fare oltre le multe eccetera, siccome c'è anche un comando di vigile urbano, i pullman non sono regolari, fate anche un controllo in questo caso, se siamo di fronte a una società che ha questo problema, perché noi non ne usciamo più da queste condizioni. E c'era il mio segretario. E le dico questo, questa è la mia personale opinione. Può anche essere che stia facendo il furbo, questo sicuramente. No, io so che c'ha delle difficoltà economiche. Anche perché, però, penso che il momento sia un po' critico per tutti. Il problema che lei diceva di contratti sindacali nazionali l'avevo avuto anche io quando avevamo la Gesp Trasporti, per cui. Ma noi l'abbiamo dato la disponibilità. Ma i soldi per cui non possono vendere i biglietti, non può fungere a controllore. Mi ricordo che allora Zoccato, amministratore delegato di Agest Trasporti, mi fece vedere i numeri e mi disse: ci costa di più mettere i controllori che far pagare i biglietti. A questo punto mettiamoli gratis, che ci costa meno mettere. La posso disturbare, dottoressa? Prima di arrivare a questo manicomio di mobilità, noi responsabilmente, perché non siamo i COPAS, sta parlando con CGL, CISL, UIL e FAISA, che siamo tutti unitari, no? Io rappresento la CGL,
Quindi se sono come Cisle che sono rivoluzionari, vuol dire se è cambiato il mondo. Noi gli abbiamo dato la disponibilità a vendere anche i biglietti a posto. L'ha visto lei i biglietti, chi le deve stampare? Li deve stampare io oppure li deve stampare anche il cliente che sale sul pullman? Allora, esatto, ma siccome la quota è per il 25, ma questo chi lo deve controllare? Deve essere il committente, no? E il committente chi è? Noi quello che vi chiediamo è se gentilmente, visto che c'è stata la seduta eccetera, abbiamo l'assessore qua, io faccio la mia proposta, deve partire una lettera, un documento domani, che noi vogliamo un incontro a tre, vogliamo l'incontro, come gli abbiamo detto al Presidente, il Comune che ha questa clausola, perché io forte di quello che ha detto lei, adesso vado a cercare i documenti, perché se loro stanno barando dicendo che quando si sono prese l'ACESP, che l'avete regalata a Stiglia. Però con tutti i pullman, con tutte le cose. Però se no, noi vogliamo un incontro prima del 23, qua c'è l'assessore, che dicono che Busto non perde nemmeno una persona. Noi poi ottimizzate il servizio con le persone eccetera. Allora non c'era un accordo extra, c'era un accordo di applicazione dei contratti nazionali di salvaguardia del posto di lavoro in caso di cessione di ramo aziendale o di cessione aziendale. Non è che c'è un accordo che dice che nei prossimi 20 anni non li puoi licenziare, tanto è vero che escono da Agis per trasporti, se non erro, 52 autisti. E adesso siete in molti meno. 38 autisti. Loro negli anni hanno già fatto un'operazione di riduzione del personale. Quello che io suggerisco a lei, poi ripeto, io sono qua in teoria sarei come spettatrice, però se vuole coinvolgere l'amministrazione comunale non può farlo direttamente l'amministrazione comunale, perché entra i rapporti sindacali interni a una ditta privata e potrebbe essere differita da Stie. Se lei vuole un incontro lo può ottenere, però deve avvenire da vostra richiesta. Dottoressa, le richieste noi ne abbiamo fatte tre e non già, io vi chiedo scusa e vi ringrazio di cuore, non ci calcola nessuno, siamo stati molto responsabili, però anche se va questa situazione in questo porto, noi lo sciopero per le leggi italiane lo faremo il giorno 2, il problema è che siccome le persone sono stressate, e lo dico come l'ho detto in prefettura, ci siamo capiti, siccome siamo stressati che i soldi non arrivano nemmeno, può essere anche che domani ci mettiamo tutti malati, capito? No? Com'è che abbiamo scritto al signor sindaco, no? Al comune? Abbiamo tutte le prove. Qua non ce l'ho, gliele farò avere. Perché l'interrogazione l'abbiamo mandata? Però noi anche che non ci chiamo, caro signor Presidente, noi ce ne abbiamo, perché gli autisti sono qua, noi l'abbiamo portato per ascoltare. Però siccome ne arrivano anche i ritardi dei pagamenti, visto anche la situazione che c'è, e addirittura forse oggi non sono arrivate nemmeno i ticket, io forse a posto loro, siccome non ci sono con la testa, sono stressato, l'autista ha un problema anche di sicurezza, come posso portare un pullman che non ho i soldi, non eccetera. Quindi quello che gli invito io alle persone, siccome non possiamo fare lo sciopero, ci sono i medici, andate al pronto soccorso a dire non ho mangiato, mi gira la testa. Ci siamo capiti o no? Altrimenti così no, non si può fare, non si può, non ti chiamano nessuno, non ti chiamano nessuno. Allora, il problema adesso è male che ha parlato. Sì, è chiaro. Il problema è chiaro. Non so quanto può chiudere, perché almeno. No, no. Di chiusura. Di tu sei il presidente. No, vabbè, ci prendiamo un caso. No, io lo dico anche per conto dell'assessore, che comunque è uno degli uomini migliori che ha la giunta Farioli, anche per i suoi trascorsi, ma anche per i suoi trascorsi dirigenziali, per cui due volte ci ha parlato con Nole prima di verificarsi la procedura della mobilità. Ci lasciamo che prende carico delle vostre esigenze, ne parla al sindaco e vediamo se ne voglio dire che di queste cose ne abbiamo parlato decine di volte. Vedo che il mio appello di prima non è stato compreso. Stiamo entrando esattamente nella trappola che qualcuno probabilmente interessa fare scherzare per esasperare una situazione che può non è, e non è qualcuno che è a questo caso.
rifaccio per l'ultima volta una terra, la responsabilità di tutti per evitare di percorrere questa strada, perché questa strada ci porta al conflitto sociale e al disastro. Allora, chi vuole capire capisca, chi non vuole capire non capisca, gli atteggiamenti che ho visto in quest'aula non aiutano a risolvere il problema e io in queste condizioni non posso aiutarvi a risolvere il problema, non perché non voglio, perché non posso. Allora, mi pare che l'ultima dichiarazione di Paola Reduzzoni, che opportunamente corregge una cosa che aveva detto prima, forse si sarebbe assai colto, è da mettere a verbale. Cioè, noi non possiamo entrare come amministrazione in dinamiche sindacali interne di aziende private, perché questo non ci è consentito. Ho detto che noi faremo di tutto nella trattativa con loro per chiudere un accordo che, dovendo stare nei paletti regionali, non potrà eccedere il 5%, se no Cattaneo non dà i soldi. Vabbè. Capito? Sì, no. Non è che... Cattaneo non dà i soldi perché mica siamo scemi. Cioè, allora abbiamo fatto questa cosa proprio perché il massimo di risparmio che si può fare è quello lì. Quindi il 5%, anche nell'ipotesi di disastro, non può essere per i due persone. Perché il 5% di 40 è 2, e se io non ho mai visto in 31 anni di lavoro, scusami, e io non ho mai visto in 30 anni di lavoro che su un gruppo di 40 persone non ce ne sono almeno due che sono a un anno della pensione. Ma quello sono... ci sta dicendo invece che tutto un'altra presa. Allora, non è, allora questo non è possibile. Noi quello che stiamo chiedendo come comune è che se potete fare una lettera dicendo che c'è una procedura di, ma i soldi l'hanno trovato. Perché se non si capisce, caro mio, quando uno entra in chiesa e inizia nome del padre, nome del padre chi è in questo caso? I soldi. La regione cosa ha fatto? Per non dare più soldi anche al comune si parla di razionalizzazione. Già il film è visto, no dottoressa? Quindi quello che vi stiamo chiedendo è, io ho capito dove vuole portare lei, però lei deve capire noi che siamo che perdiamo il posto di lavoro. Allora l'amministrazione comunale può dire domani presentiamo da subito, prima del 23, l'organizzazione del lavoro. E io certifico rispetto all'organizzazione del lavoro, ma siccome lui lunedì ci ha detto che non è ancora pronto, addirittura non sa nemmeno se i soldi la regione li dà. Poi c'è stato un altro film, anche in questi giorni qua, che dice che la delibera dei soldi è partita anche tardi e quindi c'è stato anche un blocco degli stipendi. Cioè, ma che film dobbiamo giocare? Noi quello che vi chiediamo, come cittadini di Busto, che paghiamo le tasse in questo comune, ci volete aiutare affinché la Zongata mette fine a questa procedura di mobilità, perché lui non la tiene in piedi, perché il 25 scadono i termini, quindi non la ritira, e se non la ritira c'è in ballo, e siccome loro sono qua presenti così lo stanno. Io quello che gli chiedo, assessore, gentilmente, io capisco che lei non può fare sindacato, e prendo atto, visto che qua abbiamo tutti i governi che dialogano, e dialoghiamo, però con il dialogo non si porta niente, si porta con un accordo. Allora voi siete in grado, che siete competenti a chiamare Stia e chiamare il sindacato, punto. Dopodiché sentiamo le due campane, ognuno poi fa il suo ruolo. Allora noi lunedì, martedì di settimana prossima abbiamo già in calendario di incontrarci con per tentare di chiudere il discorso. Chiudere il discorso per me, amministrazione, deve voler dire, nell'ambito dei contenuti che la legge mi consente, tenere il miglior servizio che posso per i miei cittadini con quei paletti lì, ok? No. Stie verrà con delle proposte, noi abbiamo dato delle indicazioni, delle cose irrinunciabili, eccetera, eccetera, loro stanno studiando la questione, verranno con delle proposte. Chiaramente queste proposte comprenderanno, spero, tutto, no? A quel tavolo noi certamente dovremo tenere presenti tutti i problemi che ci siamo detti. Non credo che però a quel tavolo dovete venire anche voi, perché secondo me... non vogliamo venire. Non è che mi era sembrato di capire che voi volete fare delle proposte. No, ma prendiamo atto che l'amministrazione ha paura del sindacato. Non ho capito. Ma non c'ho paura, cioè, di nessuno. E allora, se già lei dice che vuole comprare... addirittura il presidente mi dice che non abbiamo mandato le lettere, ci sono le lettere, ci sono i fatti. Hai capito? Chiama il sindaco e glielo dice, che poi mi dice sempre a me. Che noi col sindacato abbiamo parlato più volte. Non ti fare chiamare solo quando abbiamo votato. Ma evidentemente rispetto all'azienda, non è che noi ci possiamo mettere a fare, perché evidentemente questo potrebbe essere preso come atteggiamento
Va bene, va bene, assessore, abbiamo capito. Abbiamo capito, Presidente, grazie comunque per avermi invitato. Siamo sull'argomento, però, dai. Siamo sull'argomento. Sì, sì. Ma un incontro, vediamo. Vediamo come poi posso incontrare i sindacati due giorni dopo. L'abbiamo capito, noi vogliamo solamente, assessore, ne può fare anche a meno del Senato, noi desideriamo, ma era la disponibilità, l'ho capito, però siccome noi il giorno 23, peccato, non ce l'hai nemmeno qua il computer, una cosa eccetera, che lo potevo avere, il 23 noi siamo convocati alle 9:30 in Regione Lombardia, che è dove firmano i licenziamenti. Ma più di questo che dobbiamo fare, se devono continuare il servizio, perché te lo sto spiegando, perché ci sono i 75 giorni, lui non la ritira, perché anche se è una persona, caro assessore, lei lo sa, qua ci abbiamo l'avvocato Bellazzi, se lui mi ritira, perché non me l'ha ritirato? E grazie anche alla Prealpina di domani che lo pubblica, se loro non ritirano, voi avete la guerra sociale, lo vuole capire? Sì o no? Perché gli autisti sono qua e sono stupidi loro. Perché siete voi che dovete organizzare la guerra, e quindi io che vivo a Busto e pago le tasse a Busto per un servizio pubblico, dati i soldi pubblici come committente alla SIE, e la SIE non vuole venire a un tavolo per discutere delle persone, ma stiamo scherzando, una risposta che deve essere sì o no, che poi ho sentito dire che la Stia ha assicurato l'amministrazione comunale sul fatto che c'è un amministratore rossi, la procedura di licenziamento è stata annullata. No, questo no. Io non so da chi arrivi questa notizia. Noi abbiamo avuto da Stia una lettera in cui garantisce che, come da accordo regionale, lei dichiara la sua disponibilità, intenzione, eccetera, di proseguire nel servizio, che infatti sta proseguendo, no? Rispetto alla scadenza di fine marzo. Quindi non c'è conseguenza, mantiene l'organico. Che sia di un'unità o due, questo l'infezione, si ma non è impegna a proseguire il servizio. No? Ma è per questo che non riesco a capire. No, cioè, mica dobbiamo andare proprio dal punto. Ma perché la procedura di mobilità è partita per il mancato finanziamento, avvocato, è partita per il finanziamento del comune di Busto. Ma non è vero, per favore, sì, ma come non è vero? Ma la concessione, ma lei l'ha fatto la concessione, non si è presentato nessuno, perché lui ha disdettato la concessione che non aveva la gara, adesso parliamo che la gara non si fa più. Il TAR il 31 maggio non esiste più perché c'è la legge che lei ha parlato all'inizio, quindi il problema qual è? Il problema è che lui ha approfittato come società che rispetto alla concessione di Busto, perché vi chiedevo a più soldi, si è barattato i soldi con la razionalizzazione. Questo è il dato di fatto che non si vuole capire. Quindi se lui non ritira e non facciamo a voce ferma, io posso capire che anche uno può essere licenziato. Ma perché? Prima che se ne va, dottoressa. Perché se veniva un'altra società, come avete fatto l'appalto da Airpulma per il servizio scolastico, che lui l'ha rifiutato perché è perdente, l'ha preso a Airpulma con un contratto all'autonoleggio, che costa di meno di questo. Ci siamo capiti, dottoressa? Quindi ora qua il gioco è, lui questa concessione non la vuole fare, l'ha messo per iscritto e avete tutti i documenti, caro Presidente. Quindi secondo come? Ci ha fatto l'accordo in regione. Ho capito, ma prima, stiamo parlando di prima, il 75 giorni. I 75 giorni partono perché aveva disdettato la revoca della concessione del Busto, ragazzi. Di fatto era prorogato, però ora ci abbiamo nella proroga, c'è una legge sulla mobilità che licenzia, perché se veniva un'altra società si prendeva cavallo e conducente, come ha fatto quando avete venduto l'Agis. Vabbè, togliamo il discorso, facciamo la nostra parte, poi se ne parla. Arrivederci. Il problema è che il conteggio sui dipendenti non viene fatto solo su Busto, come sembra di capire. Bravo. Io tolgo magari un dipendente, questo non è il 5% a Busto, ma poi ti lascio a casa 10 su quello di Castellanza, su quello di altro posto, no? Faranno di là, non lo so, onestamente. Quindi alla fine è quella di cui per rubare il nostro bacino d'utenza, no? I nostri 40. La razionalizzazione la dobbiamo fare sul nostro servizio. Noi sul nostro possiamo fare. Se voi siete sul nostro, è impossibile.
possibile che sì, però quello che non si capisce, noi guardiamo il servizio sul busto, la STIE ci guarda sull'interno e se ha 190 dipendenti può utilizzare politiche di razionamento personale indipendentemente dal comune appartenenza. Ma sul busto ne ha dichiarati 40, per cui sì, ma che sì, però lei aspetta un secondo, mi segua un attimo. Sì. Ha dichiarato 40, non ha detto tizio Caio Semprodio, per cui se mi prendo quattro autisti di legname che ho in esubero e le giro su busto e lascio a casa, a me non cambia niente. Però io dico, siccome noi facciamo un servizio pubblico, lo facciamo sia per chi prende i mezzi sia anche per chi li guida. Quindi se fosse per me direi va bene, se devo scegliere tra l'autista di legname e quello di busto mi piacerebbe che fosse salvaguardato quello di busto, quello di legname, cioè, questa è la comune. E noi questo stiamo dicendo. Tutto questo. Stiamo dicendo che questa giunta oggi se fa partire una lettera alla dottoressa dicendo perché non ritirate la mobilità che è depositata alla Lombarda, perché alla Lombarda c'è quel tipo di mobilità e il 23 siamo chiamati in regione Lombardia. Quindi là ci sarà l'elenco, e l'elenco come viene fatto, visto che c'è la lista, si può fare, sono cariche familiari, anzianità, eccetera. Siccome i più giovani sono a posto, però non c'è sempre quello di buono. Non è che ci vuole Zichichi per capire la situazione, non sono le mamma Zichichi. Abbiamo capito bene, okay. Niente, dai, ci aggiorniamo a settimana prossima. Praticamente aggiorniamo anzi magari subito a vedere, grazie.